Allora vi parla del Ilva. Chiusa! Chiusa, chi ha detto? Hanno già chiusa? Me la sono persa. Ah no, anche è rosa. Allora, il discorso sull'Ilva è semplicissimo e vale per l'Ilva quanto per la TAP, quanto per le trivellazioni che oramai stanno colpendo tutta la Puglia, e vale per qualsiasi altra cosa che in qualche modo sia imposto alla cittadinanza. Noi qualche mese fa, c'era anche Alessandro, siamo andati in piazza a Taranto e abbiamo fatto una cosa che forse i tarantini non era mai stata fatta. Esatto. Abbiamo ascoltato i cittadini e le associazioni sulla questione dell'Ilva. Qualcuno di SEL continua, lo fa continuamente, a scrivere ovunque: sì, ma il movimento cosa vuole fare per l'Ilva? Voi cosa volete fare? Non riescono a comprendere che quello che si deve fare all'Ilva non lo decide né il movimento, né Letta, né Bondi, né nessun altro, lo decidono i tarantini, lo decidono. Quello che va fatto all'Ilva lo decidono i tarantini, per un motivo molto semplice: i tarantini stanno subendo l'Ilva da anni, ne stanno pagando le colpe, sono stati messi di fronte al ricatto oramai tipico di ogni popolazione, e cioè scegli o il lavoro o la salute, o il lavoro o la salute. E questo è stato il vero ricatto posto a Taranto. Questo ricatto non è più accettabile. Quindi i tarantini decideranno qual è il futuro dell'Ilva e quindi il loro futuro. In una maniera molto semplice. Noi ad esempio proponiamo il referendum senza quorum. Il referendum senza quorum è una cosa bellissima ma anche molto pericolosa, sappiatelo. Perché, e ritorno a quello che dicevo prima, vi responsabilizza. Perché nel momento in cui un amministratore verrà a chiedere a Taranto, come ad Andria, come a Roma, come all'Italia intera, cosa vuoi fare di un determinato argomento, vuoi il nucleare, se l'italiano non si informa, se l'italiano decide di fare quello che fanno, quello che dicono di fare i partiti, andate al mare, e votano soltanto tre persone, e queste tre persone decidono che l'Ilva deve restare aperta, che l'Italia vogliamo il nucleare, che l'acqua deve essere privata, gli italiani poi pagheranno questa responsabilità. Perché la responsabilità, in parte aveva ragione il signor, credo, Enzo D'Ambrosio, se abbiamo questa classe politica, la responsabilità è anche nostra, non ci dobbiamo nascondere dietro questa cosa, è anche nostra. Loro sono figli di quello che siamo noi, semplicemente adesso abbiamo un'alternativa, abbiamo una possibilità, e abbiamo una possibilità tutti quanti di cambiare insieme. Quindi i tarantini potranno essere posti di fronte ad una scelta. Ascoltiamo i tarantini. Hanno un piano per cambiare, hanno un piano per la salute. Perché ad esempio quando si parla dell'Ilva, il cazzaro di Firenze ha già fatto capire la sua svolta. Ha detto che l'Ilva è un impianto industriale importante per tutta l'economia italiana. Ed è falso perché l'Ilva è in perdita da anni. In più aggiunge, ci guadagnano soltanto i IVA, perché tutte le prescrizioni sanitarie ed ambientali che dovevano fare non le hanno fatte. I tarantini si ammalano e muoiono e loro ci guadagnano soldi che non ritornano nemmeno in Italia, perché li portano all'estero, perché li portano nell'isola di Jersey, dove Report lo dice, e nessun cittadino si scandalizza, a nessun cittadino importa niente di questo. Quando chiaramente 80.000 euro finanziando Bersani, 80, credo 80, 80.000 euro così. Hanno, esatto, quindi questa è la realtà. Allora lasciamo decidere ai tarantini quale sarà il loro futuro, il futuro di una terra che ha ben altre potenzialità rispetto all'Ilva. E il cazzaro di Firenze, ad esempio, prima di dire stronzate, deve sapere, non me ne frega niente, deve sapere che gli abitanti di Tamburi, le case a Tamburi, c'erano lì prima dell'Ilva. Quindi l'Ilva è arrivata attaccata a Tamburi dopo. Quindi l'Ilva è stata costruita consapevolmente addosso a Taranto, addosso ai tarantini, sapendo quello che accadeva, e non se ne sono fregati nulla. Anzi, hanno preso in giro i tarantini. Pochi ad esempio sanno, pochi sanno, che le compensazioni ambientali che dà l'Ilva a Taranto, sappiate, credo Rosa, un paio d'anni fa la questione del cimitero, vero? È un paio d'anni fa, vabbè, la sparo, probabilmente non è 2 anni fa precisamente. Allora, i tarantini hanno delle compensazioni per i danni che l'Ilva li crea. Sappiate che in alcune zone di Taranto non si può più nemmeno stare sui prati, i bambini non possono andare nei parchi. Una compensazione era
il creare delle strutture, qualcosa, non li hanno potute fare, i parchi nuovi non li hanno potuti fare. E allora, sbeffeggiando in qualche modo i tarantini e vendo la nera contentissimo, i suoi assessori ne erano contentissimi, sapete come hanno compensato i tarantini i Riva? Facendo un impianto di irrigazione nuovo nel cimitero a Tamburi, dove i tarantini non possono essere nemmeno seppelliti perché non possono scavare. Questa è la realtà di Taranto, una città che era il fior fiore della Puglia. Andate a vedere la storia di Taranto, ma andate a vedere la storia della Puglia intera. E Vendola vince due campagne elettorali per fare cosa? Per cancellare i 6 inceneritori di Fitto che erano pubblici e mettere gli inceneritori privati della Marcegaglia per chiudere gli ospedali. Lui aveva detto il piano sanitario che doveva fare. Questa è la realtà. Vendola dovrebbe rispondere di queste cose. Quando risponderà di queste cose? Quando andrà in un interrogatorio sull'Ilva, l'interrogatorio sull'Ilva, sappiate che Vendola in 7 ore di interrogatorio, e qui concludo, la risposta più frequente, motivo per il quale noi in Puglia lo chiamiamo lo smemorato di Terlizzi, era non mi ricordo, non mi ricordo. E allora, se non sei complice, se non sei un delinquente, io lo penso, visto che sei un incapace perché non ti ricordi nulla, vai a casa. Lasciamo la nostra regione a qualcuno che è capace di governare una regione che può essere il fior fiore della Puglia, il fior fiore dell'Italia, perché la Puglia nonostante questo resiste, la Puglia nonostante questo resiste, la Puglia è forte ancora, possiamo sollevarci, abbiamo tantissime risorse. Cominciamo a pensare che un altro mondo, ma un altro mondo è possibile. Non c'è bisogno di andare da Schwarzenegger in California e farsi la foto assieme per dire che noi siamo ecosostenibili qui, no. La Puglia può fare altro. La Puglia, oggi ho portato Alessandro in un ristorante ad Andria che pratica il chilometro zero, cioè tutto ciò che ricevi sulla tavola è a chilometro zero, perché noi abbiamo tutto. Il pesce è vicino, abbiamo il mare ovunque vicino, la terra, l'agricoltura è fantastica per quello che ci è rimasto, perché oramai poi, e questo lo sottolineo, Alessandro prima si riferiva a Napolitano, Napolitano era anche quello che quando era ministro degli interni sulla terra dei fuochi non ha fiatato, e la terra dei fuochi adesso ce l'abbiamo in Puglia, sappiatelo, perché in Puglia tutte le cave che abbiamo stanno diventando la nuova terra dei fuochi. Grotteline, la regione, Grotteline, Porgio Orsini, uno spazio bellissimo, un parco archeologico, una chiesa rupestre all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, con sotto le sorgenti che danno acqua all'acquedotto pugliese a 4 milioni di persone. Vendola vuole costruirci una delle discariche più grandi d'Europa. Questa è la realtà. Questa è la realtà. Quindi ricordatevi di queste cose, se vi ricordate di queste cose tutto diventa più semplice. Alessandro diceva bene, la politica è semplice, è capire una cosa, la fai o non la fai, e se come la fai, noi possiamo anche sbagliare, noi possiamo anche sbagliare, veniamo qua, vi spieghiamo come l'abbiamo fatta, voi ci fate capire che abbiamo sbagliato, ok, è perfetto. Ma il problema invece è quando qualcuno è consapevole di sbagliare, perché ad esempio sappiate che a Grotteline, cosa che spiegavo ad Alessandro, abbiamo visto che per fare quella discarica sulle carte della regione la chiesa e il comparto archeologico sono scomparsi sulle carte, perché altrimenti non si può giustificare la discarica. Questa è la Puglia, e quando ce ne accorgeremo, probabilmente se continuiamo così sarà troppo tardi, perché come diceva Luigi Di Maio, chi giustificherà quei 4 milioni di persone che stanno morendo nella terra dei fuochi? Chi le giustificherà? Ed è uno schiaffo ai cittadini quando un camorrista, devo sentirlo in televisione, che accusa i cittadini e dire: voi quando vedevate i camion cosa pensavate? Ha ragione, ma io ho una rabbia dentro perché non posso sentire dire una cosa del genere da un camorrista, da un delinquente che ha ammazzato tante persone. Lui non deve nemmeno pensarlo a una cosa del genere, perché lui deve essere sbattuto in galera, stare in galera, e i cittadini devono stare attenti al loro territorio, perché come diceva Alessandro, ogni cazzo di metro di questa terra è nostro e possibilmente dobbiamo lasciarla ai nostri figli meglio di come l'abbiamo trovata. È questo che ci spinge oggi a stare qua. Se non facciamo questo abbiamo fallito.